Continuano con successo le selezioni in Sicilia del concorso nazionale di bellezza e talento Una ragazza per il cinema. Per quanto riguarda la provincia di Messina, si è svolta in Piazza Duomo, al Salotto Fellini, sempre a Messina, una finale regionale del concorso. L'evento a Messina, dedicato alla bellezza, alla moda e allo spettacolo, ma soprattutto al cinema, è stato organizzato da Giovanni Grasso e Agenzia Caramella, con la perfetta regia di Antonio Grasso. A condurre la serata, con la consueta verve, Natale Munao e Federica Gulino. Sono contento per quanto riguarda questa serata perché è una serata dedicata intanto a mia moglie Silvana e perché è giusto che sia così. E naturalmente contentissimo anche per queste belle ragazze che siamo riusciti a portare alla finale nazionale di Una ragazza per il cinema e fare in modo che anche quest'anno Messina sia una delle realtà competitive per questo concorso veramente che non è secondo a nessuno. Il messaggio che voglio dare a loro intanto è essere se stesse e naturalmente fare in modo, diciamo, di portare avanti tutto quello che è il proprio essere dal punto di vista umano. E le ragazze devono capire che nel momento in cui hanno questo tipo di opportunità la devono utilizzare. Questa è un'opportunità da utilizzare nel migliore dei modi per fare in modo che loro possano accrescere, diciamo, il loro bagaglio di esperienze dal punto di vista naturale e dal punto di vista umano. Noi chiaramente ogni anno cerchiamo di metterci sempre del nostro e fare sempre di più guardando quello che abbiamo fatto negli anni precedenti e quindi partiamo spediti per una finale sicuramente di successo come abbiamo sempre fatto. Poi sarà la stampa a dire se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, ma sicuramente dato l'esperienza proprio alla 36ª edizione non faremo mancare nulla, dallo spettacolo allo show, alle madrini o padrino, insomma, tanta roba. Special guest il cantante di Amici dell'edizione 2022 Andrea Mandelli. Tra gli ospiti anche il bravissimo sassofonista argentino Jaco Sax e la violinista Luisa Grasso. Tutte le coreografie delle sfilate sono state curate da Giada Minissale, danzatrice professionista e insegnante di danza che ha danzato con le concorrenti e ha sfilato con uno splendido abito di Giovanna Giusto. Un momento molto bello, soprattutto importante, un momento in cui i partecipanti, anche le ragazze, hanno la possibilità di poter farsi notare, insomma, ma soprattutto di poter crescere in un ambito artistico in un contest così importante come Una ragazza per il cinema.